Mister Ferri dal 27 novembre 1-0 con il Casale, la Castanese è tornata a vincere e soprattutto a convincere. Nel derby già si era vista l'intraprendenza, la traversa finale con Urso, il gruppo c'è e da qui è un punto di ripartenza. Oh, senza dubbio, punto di ripartenza perché, come hai detto tu, in passato i ragazzi hanno sempre fatto delle buone prestazioni, dove purtroppo ci è sempre mancato qualcosa e non siamo mai riusciti a raccogliere. Erano 3 punti che i ragazzi si strameritavano per il lavoro fatto fino ad ora e sicuramente per noi sono 3 punti vitali dove ci dà fiducia e ci dà entusiasmo per affrontare le prossime 7. È una squadra che non è mai andata veramente in sofferenza quest'oggi, si è cambiato tanto anche in attacco, anche per l'infortunio di Boccadamo, però l'avete portata a casa praticamente a velocità di crociera, è anche sintomo un po' del carattere. Oggi, ma come ho detto, è una squadra viva, è una squadra, come ho detto in passato, è una squadra che ha voglia di tirarsi fuori. E poi sai, purtroppo questo gioco lo determinano gli episodi e fino ad ora gli episodi sono sempre stati sfavorevoli, e non per sfortuna ma per demeriti nostri, perché in alcune circostanze abbiamo magari fatto dei regali in fase difensiva e dei regali anche in fase offensiva. E oggi questo non è accaduto, forse abbiamo avuto una sbavatura al primo tempo dove abbiamo rischiato grosso, poi per il resto della partita sono stati accorti, attenti e hanno lavorato bene. E l'ultima mezz'ora abbiamo avuto anche delle opportunità. Eccoci qua, mister, sicuramente è una situazione un po' complicata. Le chiedo soprattutto come stanno i ragazzi, come sta il gruppo. Ma sicuramente non sono su di morale, abbiamo perso una partita prendendo un tiro in porta, però abbiamo sicuramente dei problemi, quindi è giusto così. Il carattere comunque si è mostrato, i ragazzi comunque si rincuoravano, è la chiave un po' per uscire da questo momento. No, beh, sicuramente ci mancherebbe, noi dobbiamo essere bravi a stare compatti e cercare di andare avanti. Mancata forse un pochino la testa, in certe occasioni d'oro che si potevano concretizzare, mancata insomma il gol che manca da tanto tempo si fa sentire. Sì, anche se abbiamo sbagliato un paio di occasioni che più che arrivare davanti al portiere non so cosa dire. Hai ragione, ma siamo arrivati a porta quasi vuota, io dimmi fermo.